Salve a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi voglio portarvi Resident Evil Remastered, la versione quella remasterizzata nel castello, ragazzi, cioè dove ha tutto inizio. E poi voglio, se riusciamo a finirlo in tempo, Resident Evil. Volevo portarvi anche Resident Evil Zero, ragazzi, visto che comunque io non ho mai giocato Resident Evil Zero. Volevo portarvi sia Resident Evil 1 e sia Resident Evil 0. Vediamo un po' come. Allora, gente, qual è il tuo stile? Mi piacciono le sfide, Baby the Line, The Survival Horror. Sono solo un po' arrugginito per chi vuole impegnarsi, ma non troppo. Mettiamo questo. Allora, possiamo scegliere tra Chris, Jill, ovviamente possono cambiare a loro volta. Chris. Mettiamo Chris. Vabbè ragazzi, questo gioco è vecchio, tipo di 8 anni, è stato rimasterizzato 8 anni fa, ma comunque io volevo riportarvelo, visto che comunque a me, cioè, piace un casino. In Northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo team, who disappeared during the middle. Vabbè, comunque. Mo vediamo ragazzi di quanto vi possiamo fare i video. Cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team. Ad esempio, lo Zero non l'ho mai portato, cioè non l'ho mai giocato. Ti prego, helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. Praticamente lo sto giocando su 50 pollici, ragazzi. ho comprato uno split per poter registrare sulla PS3. Ho dovuto veramente fare sacrifici, però va bene così. È giusto. Speriamo veramente che il pad funziona bene ancora. Cazzo. Ripeto ragazzi, non ho mai giocato, quindi volevo però sì ragazzi, perché comunque ripeto, a me è piaciuto veramente tanto questo gioco.
Captain uscito Wesker, per Jill, and PS1. myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Non mi ricordo se il pad funziona ancora. Take care. Yeah. Vabbè, i video, ragazzi, non li faccio molto lunghi, eh. Quindi. Guarda. Ah, c'è già il salvataggio. Ok. Però comunque i salvataggi li facciamo in un modo più... Quando i due si saranno trafitti, si aprirà la strada del tuo destino. Minchia. Vabbè, vabbè, questo lo prendo. Emblema. Ma lo prendo con calma, altrimenti poi... Mi brucio tutte le cose, poi mi brucio. No, perché ragazzi, altrimenti poi mi brucio tutte le... perché guardate un po', sono pochi slot qua, quindi diventa un macello poi. Vediamo un po'. Penso che i video li faccio dai sui 23-24 minuti l'uno. Penso, eh. Però voglio registrare. Oddio. Dai, yeah. Non sto usando gli analogici perché, ragazzi, il pad della PS3 è un po' vecchiotto. Quindi ogni tanto mi tocca. Ok. Tocca controllare la temperatura. Jill? Ho scomparso. A posto siamo. Vabbè. Where did they go? A posto. Prendiamo questa pistola, dai. Su, su. Ok. Allora. Pistola. Innanzitutto controlliamo ste porte. È chiusa, l'emblema dell'elmo. Ok. No, ragazzi, non è che io me lo ricordo perché comunque... L'ho giocato praticamente quando alla PS1, però mi ricordo che alla PS1 era inglese, però poi sinceramente poi non ho mai giocato, sinceramente. Poi quindi però mi raccomando, ragazzi, anche se è passata una vita da quando è uscito questo gioco, però sempre una bella cosa, sempre. Allora. Scusami, no? Se io faccio così adesso, no? È tipo... Faccio così. Che succede? Là. Cosa c'è qua? È una mappa della villa primo piano. Prendere... Sì. Ok. Primo piano. Sarà un po' un casino. La mappa... Ma qua c'è qualcos'altro però. Non capisco cosa. Come i vecchi Resident Evil, no? Dovevi cercare alla parete. Appeso un dato. Sembra che qua...
Allora, innanzitutto equipaggiamo la pistola. Ok. Ma qua mi dice che c'è qualcos'altro. Ma cosa? Non capisco. Vabbè. Aspetta un secondo, ragazzi, eh. Allora, ragazzi, riprendiamo. Però comunque devo stare molto attento. Perché qua c'è qualcos'altro. Un pugnale, va bene. Allora, usando gli oggetti tattici, quali pugnali, potrai sottrarti momentaneamente alla presa di un nemico. Tuttavia, non potrai fuggire se il nemico ti afferra da dietro le spalle. Per equipaggiare un oggetto tattico, accedi alla finestra di stato e scegli un oggetto dal menu oggetti tattici. Quindi seleziona il comando equipaggia. Se l'oggetto tattico è impostato sulla modalità manuale dell'impostazione dei comandi, dovrai premere L2 per utilizzarlo. Ok. Quindi. Oh merda. Oh cazzo. Dai. Morto? Che dice? Sì, penso di sì, dai. Allora, ho 8 colpi ancora. Allora, la prima cosa che mo che devo fare. Allora, qui ho preso tutto. Ah, ecco perché la stanza era così. Ho capito. Aspetta un secondo. Adesso la stanza comunque penso che. Ok. Sì, ragazzi, perché come una volta, vi ricordate Resident Evil 2 per PS1? È chiusa l'emblema di una spada incisa sulla serratura. Spada, ok. Poi. Allora. Mo, innanzitutto, vediamo di andare. Vediamo. Andiamo qua. Allora. Vabbè. L'emblema. Andiamo adesso, dai. Così poi lo metto. Ci sono macchie di sangue sul pavimento. Speriamo che non siano dei miei compagni. Allora, dalla finestra di stato scegli un oggetto, quindi seleziona il comando esamina, verranno visualizzati i dati dell'oggetto. Ok, allora esamina. È consumato ai lati a causa del frequente utilizzo. Ok, allora. Oh merda, ho zombie. No, andiamocene. Non me ne frega niente. Per adesso. Il cadavere di che. Sembra che abbia qualcosa in mano. È la cassetta che apparteneva a Kenneth. Ho bisogno di un videoregistratore per vedere cosa contiene. Ok. Andiamo avanti. Perdiamoci in chiacchiere e andiamo avanti. Allora. Allora. Ovviamente il caricatore mi serve come pane. Oddio. 15. La piantina la lasciamo qui, poi. Aspettate. C'è un cadavere.
riverso a terra, come se colpito da morte istantanea. Cosa diavolo è successo in questa villa? Vorrei saperlo anch'io. Allora, ovviamente qua mi dice che è rosso perché le piantine comunque sono piantine mancano, quindi andiamo di qua. Allora, è chiusa a chiave dall'altro là. Ecco, molto bene. Io vado piano. Oddio, cazzo! Merda puttana, tua sorella. Oddio. Fuggi. Non è tanto semplice. È morto. Voglio uno. C'è qualcosa che luccica. Io vado piano, ragazzi, perché sinceramente. Allora. Là c'è qualcosa. Qua c'è munizioni. E le prendo ovviamente. Fa sempre comodo. Poi. Ma mi servirebbe praticamente, sinceramente, una cassa. Ok, punta della freccia. La punta della freccia è fatta di peridoto, anche chiamato lo smeraldo dei poveri. Ok. Vediamo qua. È chiusa a chiave dall'altro lato. Ok, molto bene. Qualcos'altro qua? Ok. Ma che Madonna, perché dico io? L'hai aperta. Ok. Oh merda, c'è lo zombie. È chiusa l'emblema di una spada inciso sulla serratura. Io ci provo a vedere se esce il sangue, ragazzi, più che altro perché sinceramente. Questo poi lo attacco dopo. Intanto, questo me lo ricordo, ragazzi, nel primo. Però il fatto della cos'è che non mi ricordo dove cazzo vanno questi, però. Poi. Mo' dobbiamo scoprire praticamente dove va sta benedetta punta. Intanto usciamo da qui. Penso che ci saranno altri zombie, ragazzi, da penso proprio di sì. È chiusa a chiave dall'altro lato. Molto bene. Qua. È chiusa con l'emblema di un'armatura inciso sulla serratura. Ok, questa è una. E qua è da dove sono arrivato, so. È chiusa con l'emblema di una spada. Ok, quindi qui. Che si veda molto, però va bene.
niente che c'è. Qualcosa? Da raccattare? Ah, munizioni per il fucile. No? Sì. Vabbè. Vabbè, mo che trovo una casta, ragazzi, poi diventa più easy. Allora, una tomba con incisa l'immagine di un angelo. C'è una rientranza a forma di punta di freccia. Ok. Allora. Così? Molto bene. Allora. Molto bene, molto bene. Vai, scendiamo. Allora, vediamo che sorta faccio. Allora, un volto di pietra con un foro al posto degli occhi. Ok. Un volto di pietra con fori al posto di un occhio, naso e bocca. Ok. Un volto di pietra con fori al posto del naso. Un volto di pietra con un foro al posto della bocca. Oddio. Un libro è in casco. Libro della maledizione. Esamina. Il sentito del libro della maledizione. Vediamo un po'. Non c'è una chiave? Qualche strada rimuovere. Ok. Chiave della villa. Apri il libro. Allora, libro della maledizione. Quattro maschere. Una maschera è muta, una maschera non ha olfatto, una maschera è cieca, una maschera è muta, cieca e senza olfatto. Quando le quattro maschere saranno state collocate nel posto giusto, il male si risveglierà. Ok. Quindi vediamo che spada, che chiave è questa. Ah, presenta un'incisione a forma di spada. Ok, chiave spada. Quindi adesso, ragazzi, ci salutiamo qui con questo primo video. Quindi abbiamo già più o meno fatto un bel po'. Però comunque io mi continuo. Allora, vediamo se c'è posto, eh? Mi sa che devo tornare qua. Sì, così, anche perché poi devo lasciare i rullini, l'emblema, il coltello, almeno c'è un po' di spazio. Ma che trovo la cassa. Là c'è la cartuccia. Allora, vediamo se mi ricordo più o meno, ragazzi, se mi ricordo. Mi sembra che la chiave della spada era qui, no? Mi sa, ma non mi ricordo qua. Ok. Vabbè, dai, vediamo di trovare un salvataggio, così ci salutiamo qui, ragazzi. Anche se potevo andare a salvare direttamente, però. Aspetta un attimo. Ah, io questo si muove, no? È chiusa. Molto bene. Questa armatura. Là c'è cosa che mi serve, però non ho spazio. Non puoi portare con te altri. Molto bene. È chiusa a chiave dall'altro là. Molto bene. Molto bene. Allora. Ai ai ai. Botanica, utilizzo delle erbe medicinali. Allora, come è noto, esistono molte piante a cui sono attribuite proprietà medicinali.
Fin dai tempi antichi, gli uomini hanno curato ferite e malattie utilizzando diverse piante. In questo libro prenderemo in considerazione tre erbe diffuse nelle montagne Aklai e ne illustreremo brevemente le proprietà medicinali. Ogni erba possiede un proprio colore, è dotata di diverse proprietà curative. Okay. L'erba verde, vabbè, questo lo sappiamo tutti quanti, ragazzi, neutralizza le tossine. L'erba rossa non produce alcun effetto se è utilizzata da sola, ma abbiamo scoperto che unendo l'erba verde ne applica l'efficacia. Illustreremo gli effetti dell'erba rossa insieme alle altre. Ok. Nel frattempo non fare scomodo. Ok, molto bene. Allora, qua c'è una cosa. Ah, ma non posso portarlo, porco due. Vabbè, poi ma che devo ritornarci qua, ragazzi. Cosa c'è qua? Poi ci ritorno con calma. Il problema non è tanto ritornarci. Poi cazzo da qual è, ragazzi, che quella porta non si apre di là. È là. Non si apre questa porta di qua. Devo fare tutto il giro. Allora. Cazzo. E cadi, porco due. È morto? Ma non è morto. Vabbè. Andiamo avanti. Qua c'è una cantina verde, prendiamo con calma e vediamo qua cosa c'è. Penso che mo ci possiamo salutare, penso che qui ci dovrebbe essere un punto di salvataggio. Credo. Ok. Quindi qui c'è una fischia. Aspettate, pianico, andiamo, ok, molto bene, poi apri qua, allora, possiamo anche lasciare questo, possiamo lasciare questo e possiamo prendere ovviamente questo, poi il nastro mi serve per salvare. Allora, ragazzi, spero che il video, questo primo video vi sia piaciuto. Spero anche che vi piaccia la serie, ragazzi. Come sempre, ragazzi, vi chiedo se volete iscrivetevi, lasciate un bel pollice in su se il video vi è piaciuto. Un saluto a tutti da Steffi Gaming. Ciao, ragazzi, ai prossimi video. Ciao!